Buongiorno! Oggi ho pensato di fare un video un po' chiacchierato per raccontarvi della mia vita senza glutine. Ciao, io sono Valentina Vigato, professional organizer, e qui vi aiuto a semplificare la vostra quotidianità e la vostra vita grazie all'organizzazione di casa e alla semplificazione delle tante cose da fare ogni giorno nella nostra vita quando la lista continua a scriversi e voi non riuscite a porle un freno. Io in realtà il freno gliel'ho dovuto mettere un po' di mesi fa quando drasticamente ho visto i miei esami del sangue essere un po' troppo sballati e ho detto basta, devo frenare, devo concentrarmi su me stessa, sul mio benessere, e da allora è partito il mio percorso di benessere del quale vi sto parlando da un po' di mesi. La mia vita senza glutine, la mia scelta di ridurre drasticamente, cioè adesso siamo a quantità zero, il glutine nella mia alimentazione, non è stata una cosa drastica, non è stata una cosa che ho scelto io, è stata una cosa che un po' è imposta dalla mia situazione di patologie e varie, e un po' sicuramente è stata consigliata da medici e nutrizionista e da un gruppo di persone, quindi non è che mi sono svegliata la mattina e ho detto oggi non mangio più glutine, no. Quindi partiamo dal definire che cos'è il glutine. Il glutine è un complesso proteico caratteristico di molti cereali. Infatti, ultimamente ci sono sempre più intolleranze al glutine, sensibilità al glutine, persone che diventano celiache per diversi motivi, adesso andremo anche a capire perché. Ma principalmente il glutine è quella cosa che concede viscosità, elasticità e coesione agli impasti. Quindi se noi abbiamo un impasto di farina, di grano, di diverse tipologie appunto di farine, quindi lo troviamo nel pane, lo troviamo nella pasta, lo troviamo nella pizza, è proprio quell'ingrediente, chiamiamolo ingrediente, è quella cosa che dà proprio le bolle, che fa creare le bolle al pane, che fa creare la viscosità della pasta e così via. Vi ricordo che su Instagram durante tutto il mese di aprile sto facendo delle stories dedicate alla home detox, ovvero al alleggerire la nostra casa di tutte le tossine, di tutte le cose che ci fanno male. Per cui se è un argomento che vi interessa, vi invito a seguirmi. Spesso ci si chiede se è necessario evitare il glutine. È necessario evitare il glutine solamente in alcuni casi. Caso numero uno, sei celiaco, quindi devi fare un test che ti definisce se sei celiaca o celiaco oppure no, e questo è una condizione sanitaria molto importante, proprio perché non è solamente una semplice allergia al glutine, ma essere celiaco proprio ti porta ad avere tutti gli organi interni dove passa il glutine infiammati, rovinati, e quindi adesso non me ne intendo specificamente, per cui vi lascio questi sotto i riferimenti eventualmente dove andare ad approfondire, ma è una diagnosi medica da andare a fare eventualmente se sospettate di essere celiaci. Condizione poi in cui è importante evitare il glutine o comunque il grano è quando si è appunto allergici al grano. Quindi se sei allergica al grano, evidentemente è importante non assumerlo. Quindi se sei celiaca, se sei allergica al grano, o terzo caso, la sensibilità al glutine. La sensibilità al glutine è più difficile da diagnosticare ed è per questo che è importante vedere diversi specialisti che magari ti possano aiutare a capire se sei intollerante, se sei celiaco, se hai bisogno di magari semplicemente una pausa dal glutine per un periodo. Questo è il mio caso, ovvero io ho diverse patologie, sono ipotiroidea, sono insulino resistente, varie ed eventuali, che tutte queste cose nel loro complesso sono causate dal glutine. Quindi io avevo per più di un anno una particolare sensibilità al glutine, nel senso che ogni volta che mangiavo glutine
ovvero tutti i giorni, più volte al giorno, se la mia dieta era come quella di qualsiasi italiano medio, avevo praticamente l'intestino sottosopra, diciamo genericamente sottosopra. Ho deciso quindi di rivolgermi a degli specialisti per aiutarmi a fare tutte le diagnosi di qui sopra e a trovare un'alimentazione che facesse al caso mio. Inizialmente abbiamo iniziato con una dieta chetogenica che sto portando avanti da un po' di mesi. Prossimamente forse sarà da interrompere, per cui eventualmente vi aggiornerò su come andrà un po' più avanti. Abbiamo parlato quindi di che cos'è il glutine, di chi è intollerante e chi lo deve evitare, quindi non è che ti svegli un giorno e dici smetto di mangiare glutine, no, ci sono delle diagnosi da fare, da approfondire con degli specialisti. Terza riflessione è che il glutine e comunque i grani sono cambiati nel corso della storia. Immaginiamo, non sempre è stato così, nel senso i nostri nonni non erano intolleranti al glutine. È vero che mia nonna veneta magari non mangiava quantità enormi quando era giovane di pane, di pasta, di pizza, di queste cose qui. No, le mangiava la polenta di mais che non ha il glutine, ad esempio. O mangiavano tanto riso dalle mie parti, quindi questa è la cosa primaria. Non è vero che tradizionalmente anche noi stessi italiani abbiamo sempre mangiato tanta pasta, pane e pizza. No, è una leggenda. Seconda cosa, proprio la formulazione dei grani è cambiata nel corso del tempo. Si è selezionato un grano sempre più puro, sempre più modificato, per arrivare a dei grani sempre più perfetti, diciamo così, in modo che il nostro corpo ha difficoltà a riconoscerli e ha difficoltà quindi a digerirli, perché se noi siamo abituati a mangiare un grano puro, quindi con il germe di grano, con questo, con quell'altro, trovarci tutta questa farina, magari anche con tantissime insetticidi e schifezze varie che mettono nel grano stesso proprio per poterlo far crescere senza grandi difficoltà, ecco che si aumenta la difficoltà del digerirlo, si aumenta la sensibilità al grano, che magari poi non è al grano stesso ma è agli insetticidi che ci mettono dentro e a tutte queste cose qui. Quindi nel corso del tempo anche la nostra sensibilità a questo ingrediente è cambiata, ma in particolare proprio negli ultimi decenni. Un modo per mangiare in modo più semplice infatti il grano e conseguentemente quindi il glutine è affidarsi ai grani antichi, ovvero il kamut, il farro, e quindi se non si è allergici e se non si è celiaci, ricordo sempre il concetto base che ho fatto all'inizio, se si hanno semplicemente delle difficoltà di digestione momentanee. Infatti è quello che ho fatto io l'anno scorso, ho eliminato tutte le cose modificate a livello industriale, quindi il pane, la pizza, ho eliminato la pasta, ho eliminato tutte queste cose qui, per andare a mangiare direttamente e specificamente i chicchi di orzo, di farro, e quindi il chicco in sé proprio del cereale nudo e crudo. Questo mi ha portato sicuramente ad una facilità di digestione migliore, ma a non risolvere i miei problemi, ed è stato lì proprio che ho detto bene, non posso più fare da sola, io potevo arrivare fin lì, quindi a semplificare quello che mettevo nel mio corpo, quindi a priori rifiutare le cose fatte a livello industriale, ma contemporaneamente dire ok, a questo punto ho necessità però di un intervento di uno specialista che mi ha guidato quindi verso una dieta chetogenica. Una dieta chetogenica che cos'è? È una dieta dove principalmente inserisco nel corso della giornata, principalmente la percentuale maggiore sono grassi buoni, quindi olio di oliva crudo, ghee, che quindi è del burro chiarificato, olive, avocado, olio di cocco,
Queste cose qui principalmente sono i grassi in maggior percentuale che mangio nel corso della giornata. È medio proteica, quindi mangio una quantità media di proteine che derivano dal formaggio, dalle uova e dalla carne, quindi diverse quantità appunto specifiche per le mie necessità di proteine, quindi non è alto proteica ma è medio proteica, una dieta chetogenica fatta correttamente. E poi non diciamo che i carboidrati non ci sono, ma i carboidrati sono molto 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 ridotti proprio per le mie patologie, e principalmente io i carboidrati li prendo fino a un 5% dell'importo che mangio nel corso della giornata, e principalmente vengono quindi dalle verdure. Mi dite: ma tu non mangi carboidrati? No, non mangio cereali, quello che mangio sono quindi le verdure, tantissime tantissime verdure. Se voi andate visivamente a vedere un mio piatto, è verdure, ok, un po' di proteine e grassi. Quello proprio è un modo di alimentarmi che a me, uno, fa star bene, ed è proprio il concetto base di questo video, due, proprio mi soddisfa proprio al gusto, all'alimentazione e così via. Quindi è una cosa molto soggettiva, come vi ho detto non eliminate completamente il glutine così, se avete delle patologie rivolgetevi a delle persone che vi possano aiutare a diagnosticare. E per quanto riguarda appunto la vita a 360 gradi senza glutine, come funziona? Quando mangio a casa non c'è nessun problema. Quando esco ho scoperto proprio che anche lì è davvero facile trovare qualcosa da ordinare al ristorante, in giro. Non ci avevo mai pensato, io sono abituata a devo risparmiare, quindi mi prendo una pasta. Ultimamente ho proprio cambiato questa mia visione, proprio perché mi sono detta è più importante che io stia bene, che non abbia reazioni difficili. Cioè ero arrivata ad un punto in cui non potevo più uscire da tanto male che stavo. Ogni volta che uscivo avevo bisogno poi di un bagno, quindi urgentemente, no bello, era quella la condizione che mi portava alla difficoltà di uscire. Adesso no, adesso esco, mangio come se mangiassi a casa una bistecca, della verdura, quello che è, e trovo sempre e abbastanza facilmente. La mia famiglia, quando mangiamo in famiglia, non è particolarmente difficile, proprio perché siamo sempre stati dei grandi mangiatori di pasta, ma secondo me è molto anche l'esempio. Io sono mesi che sto mangiando così, diciamo circa 6 mesi, e la mia famiglia un po' alla volta, guardando quello che facevo, come mangiavo, come stavo anche di energia, ha iniziato a ridurre sempre di più i carboidrati nella loro alimentazione. Che cosa vuol dire? Non fanno più la colazione alla mattina a base di latte e pane, fette biscottate, quelle cose lì. L'hanno sostituita con una colazione a base di yogurt greco, frutti di bosco, frutta secca e quant'altro. La sera, che è l'unico secondo altro pasto che facciamo insieme, mangiano esattamente quello che mangio io, perché dopo tutto è sano, ok? Eventualmente, se hanno ancora fame, se hanno ancora altre necessità, mangiano un pezzo di pane, ma è raro. Detta onestamente, è raro. Dopotutto, comunque, mangiando così si rischia di finire in chetogenica, ma loro non rischiano di finire in chetogenica, perché comunque i carboidrati li mangiano a pranzo, li mangiano in altri momenti, quindi non preoccupatevi, la mia bimba non è in chetogenica così perché l'ho deciso io. Cioè non è una cosa, la dieta chetogenica, che si fa improvvisata, quindi loro stanno mangiando, diciamo, low carb più o meno, e sono molto contenta appunto anche di questo cambiamento da parte loro, proprio perché stiamo tutti meglio. Questo è tutto per quanto riguarda questo mio video un po' chiacchiericcio sulla mia vita senza glutine. Spero che vi sia interessato. Se avete delle domande, non esitate a farmele qui sotto, vi rispondo volentieri. Se poi ci sono delle domande particolarmente complesse, eventualmente faremo un altro video. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Escono 2 nuovi video ogni settimana. Io vi saluto qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!